prosegue l'esame della legge sui parchi. Comuni, nuova fusione. Documenti approvati in aula. Nella seduta del 21 luglio il Consiglio regionale ha dato il via libera all'indizione del referendum per la fusione di tre piccoli comuni nel biellese. L'Assemblea ha poi proseguito l'esame della legge per il riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e, in chiusura di seduta, ha discusso e votato alcuni atti di indirizzo. In copertina! Il Consiglio regionale ha proseguito, nella seduta del 21 luglio, l'esame del disegno di legge sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che era iniziato il 14 luglio. Il testo è stato esaminato e approvato nei suoi primi tre articoli. Un quarto è stato aggiunto sulla base di tre emendamenti presentati dal gruppo consigliare Forza Italia, modificati in base a quanto concordato con la Giunta regionale. I risparmi non si ottengono con gli accorpamenti degli enti di gestione, ma con la centralizzazione degli acquisti. Abbiamo ottenuto anche in commissione di mantenere la rappresentanza legale in capo al presidente dell'area protetta e anche il riferimento con il territorio, il collegamento con il territorio e il riferimento alla provata competenza. Altre proposte abbiamo per gli emendamenti per l'aula. Questa è una legge di riordino, di una legge tra l'altro del 2009, un riordino che intanto prevede un nuovo parco che è quello del Monviso, quindi un accorpamento di tutti quegli enti limitrofi all'area cuneese, di sicuro la vicenda dei Sacri Monti che finalmente ritroveranno la loro definizione dentro l'assessorato alla cultura e poi un cambiamento sostanziale della governance in cui i presidenti dei parchi verranno finalmente scelti d'intesa coi territori, finalmente rientreranno le associazioni ecologiste e anche quelle degli agricoltori dentro i luoghi di gestione di queste aree protette e poi di fatto una ridefinizione non solo di alcuni confini ma l'estensione in alcuni casi di alcune aree parco. In Piemonte si avvia l'iter per una nuova fusione di comuni. Il Consiglio ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo in provincia di Biella. Il referendum per i cittadini dei tre comuni potrà avvenire tra il 1 ottobre e il 15 novembre. Allora, il Consiglio regionale deve innanzitutto interloquire con i territori, non prendere delle decisioni di imperio ma rispettare fino in fondo quelli che sono questi processi che si stanno spontaneamente creando qua e là per la regione. D'altronde il Piemonte è una delle regioni col maggior numero dei comuni, buona parte dei quali sono piccoli se non piccolissimi. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di tutela delle specificità delle singole comunità e le esigenze di efficienza che permettano di sopravvivere alle diverse realtà istituzionali. Vi è una necessità che con la condivisione delle funzioni vi sia anche una condivisione politica del territorio. Questo sicuramente è nella naturale cosa, nel naturale percorso delle cose rispetto alla situazione economica e politica della nostra nazione. In poi il fatto che ci sia stata un ridimensionamento del ruolo delle province, ma sicuramente ormai lo Stato è governato dallo Stato centrale, dalle regioni e dai comuni, evidentemente il peso specifico dei comuni dovrà crescere in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche di questi comuni. Pertanto le fusioni ben vengano. In chiusura della seduta del 21 luglio, l'Assemblea ha discusso diversi atti di indirizzo. In particolare sono stati approvati una mozione per istituire un tavolo di lavoro che riveda le procedure di valutazione di impatto ambientale, VAS, tre ordini del giorno, rispettivamente per normare, valorizzare e sostenere il terzo settore, salvaguardare le competenze delle polizie provinciali e delocalizzare l'impianto di rifiuti pericolosi di Orbassano nella cintura torinese.